Oh, bene, allora oggi è una bella giornata, ho modo di fare il video, spero di averlo anche domani, sicuramente ce l'avrò dopodomani che non devo lavorare, cioè che a volte il sabato devo lavorare, ma la maggior parte delle volte per fortuna no. E dunque, quindi continuiamo ancora possiamo continuare con Clark Ashton Smith. Per un bel pezzo ancora, non quanto sono andato avanti con la Costituzione, naturalmente, però insomma saranno diversi. Adesso non so quantificarvi quanto ci metterò, perché l'antologia è piuttosto lunga, no? Ma come ho detto, siccome Smith è un autore molto meno complesso di Lovecraft, richiederà meno trattazione, no? Ci sono meno cose da dire sul conto di questo autore. L'ho detto, lo ripeto, perché io tendo sempre a ribadire e ripetere le cose, perché è necessario, soprattutto su YouTube, e ho notato bisogna insistere e ripetere le cose perché certe cose fanno fatica a entrare nella testa della gente. Dunque, ero rimasto l'ultima volta, avevo iniziato a leggere l'introduzione biografica all'antologia, sempre l'antologia Atlantide, i mondi perduti, l'introduzione biografica, no, di Giuseppe Lippi, che appunto si è preoccupato subito di parlare del rapporto fra Smith e il mito di Atlantide, no? Che poi tra l'altro dà il titolo all'antologia. E quindi Lippi, prima, per chi non lo sa, dà così un rapido excursus al mito di Atlantide, così come ci è stato trasmesso da Platone, no? E che poi ovviamente Smith, come tutti gli autori che hanno trattato il mito di Atlantide, lo rimaneggia in certo modo, lo reinterpreta, vedremo in che modo, no? Per cui alla fine mi sembra. A me personalmente mi sembra che l'Atlantide, perlomeno nei racconti che sono qui, non so dire se magari ci sono altri racconti in cui parla di Atlantide, ha poco a che fare, ha poco a che fare con l'Atlantide di Platone. Allora, ero rimasto esattamente a questo capoverso, no? Quando l'inizio della biografia di Smith. Clark Ashton Smith, 1893-1961, ho detto che è più o meno contemporaneo a Lovecraft, ma ha vissuto molto più a lungo, no? Perché non tantissimo, che Lovecraft è morto giovane. Lui non è morto giovane, Smith non è morto giovane, ma nemmeno tanto vecchio, no? Cioè, Lovecraft è nato nel 1891, se mi ricordo, ed è morto nel 1937, e di conseguenza ha vissuto veramente poco. Non ha visto neanche l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Invece Smith è nato 2 anni dopo ed è morto addirittura nel 61, quindi ha visto la Seconda Guerra Mondiale, ha visto persino gli uomini arrivare nello spazio, no? Cioè le prime imprese spaziali. Allora, Clark Ashton Smith, poeta e scrittore californiano, sensibile al fatto. Non c'è niente da fare, devo aprire la finestra perché c'è. Io sono sempre stato allergico al fumo, ma temo che la mia situazione stia peggiorando, di conseguenza basta un minimo di fuliggine nell'aria, per cui io già comincio a boccheggiare come un pesce sulla spiaggia. Uno dirà bel casino, però c'è anche il lato positivo, che io non posso fumare e quindi non posso assumere il vizio del fumo, sono allergico e di conseguenza immune al vizio del fumo.
Certo, però, che il fumo passivo me lo becco tutto, è anche un effetto nefasto. Allora, sensibile al fascino dei mondi perduti, ma anche collega e corrispondente di Lovecraft. Più che collega e corrispondente, possiamo dire che gli era amico, nel senso che Lovecraft aveva ammirazione per lui. Ha creato negli anni 30 un ciclo di racconti imperniati sul mito di Atlantide, che ormai è già sprofondata nel mare, cioè li ha scritti in un'epoca in cui immagina che Atlantide sia già sprofondata. Tuttavia, il vecchio impero ha lasciato ampie tracce della propria grandezza nell'isola di Poseidonis, Poseidonia, come nome greco dell'antico Paestum in Campania, no? Cosa che non deve stupire minimamente perché sembra che sovente, cioè senz'altro per quanto riguarda la letteratura fantastica mitologica, gli autori anglosassoni, come ho già fatto notare, si sono spesso ispirati all'Italia, spesso e volentieri. Non sto parlando semplicemente di Lovecraft e tutta la faccenda della mitologia del Polesine, sto parlando anche di Arthur Machen. Nei suoi racconti ambientati nel vecchio Galles, che però ha co collegamenti con l'antico dominio romano, e anche e soprattutto di C.S. Lewis, l'amico di Tolkien e autore del ciclo di Narnia. Narnia sappiamo bene che è un nome di origine italiano ed è appunto il nome antico latino della città di Narni, che si trova in Umbria, a poca distanza tra l'altro dal paesino di Amelia, il paese delle streghe, in cui sono stato parecchi anni fa, che in qualche modo mi ha ispirato molto. E così evidentemente la zona ha ispirato anche Lewis, no? Perché l'Italia, appunto, con la sua antica mitologia, in parte anche orrorifiche, cioè le storie di streghe, ha ispirato tutta Europa. Ne ho già parlato ampiamente. Quindi non deve stupire appunto che diciamo, il relitto di resto di Atlantide venga chiamata Poseidonia, in questo assomigliando appunto alla mitologia inventata da Edgar Casey, Casey o Casey, non sono sicuro della pronuncia, con Casey probabilmente, che appunto aveva parlato di Poseidia, che doveva essere, ci si ben ricorda, un'altra isola spostata più verso il triangolo delle Bermuda, cioè anche Poseidonia, da quel che ho capito, dovrebbe essere qui paraggi, Golfo del Messico, triangolo delle Bermuda. Dunque, come il nome greco dell'antica Paestum in Campania, famosa zona archeologica e turistica, e isola sacra a Poseidone, il dio marino, no? Perché si sa che il dio di Atlantide, secondo Platone, era Poseidone, cioè il nostro Nettuno, identificato con il nostro Nettuno. Cioè, non che Nettuno originariamente fosse Poseidone, è che gli dei ro italici romani poi a un certo punto sono stati identificati con quelli greci con cui avevano qualcosa in comune. Nettuno in origine era il dio delle acque, dei pozzi, delle fonti, no? Non del mare, ed è stato accorpato, identificato con Poseidone. Anche Poseidonis, dice Smith, è condannata perché i fenomeni apocalittici che hanno distrutto la mainland Atlantide, mainland la terra principale, la inghiottiranno a sua volta. Gli abitanti vivono nella paura e sperano che i loro scienziati, oppure i maghi, li salvino all'ultimo momento con un ritrovato miracoloso. No? Beh, vediamo appunto, cioè che Atlantide è una civiltà dominata sia dalla scienza che dalla magia, paradossalmente, no? Questo per far capire quello che dicevo
la volta scorsa che la letteratura fantascientifica e quella fantastica non sono sempre separabili così, cioè fantascienza e fantasy, loro non sono separabili né per autori né per opere molto spesso, no? Non sono separabili, concettualmente sì. Però poi nella letteratura lo scrittore fa quello che gli pare, magari anche propone delle idee assolutamente assurde, no? Perché è anche difficile immaginare una civiltà che si lascia guidare sia dalla scienza che dalla magia, dato che sono due sistemi, due modi di pensare completamente opposti. Ecco. E normalmente, cioè, alcuni cercano poi di risolvere questa dicotomia immaginando che la magia in realtà sia guidata da leggi scientifiche ancora sconosciute, come nel caso di Lovecraft nella Casa delle Streghe, no? Altri invece, come Smith, che non si preoccupava minimamente di ciò che era logico, di ciò che era scientifico, a differenza di Lovecraft, mentre in Lovecraft sentiamo tutto il contrasto, il conflitto fra visione del mondo razionale e visione magica, misterica, invece, no? E questo conflitto è proprio quello che dà la grandezza dello scrittore, no? Dei personaggi, dei protagonisti che vivono questo conflitto, cioè essere razionali o seguire l'istinto che ti dice che ci sono delle realtà invisibili che tu non riesci a capire, no? Ecco, e che poi si concretizzano in modo spaventoso, terrificante e innaturale. Ecco, invece questo contrasto non c'è. E anche questo è uno dei motivi per cui Smith non ha la grandezza di Lovecraft, perché molto spesso a me sembra manchi proprio di drammaticità. Sì, racconta di cose orribili, spaventose, ma alla fine lo fa con un intento così puramente, cioè per il gusto di descrivere cose spaventose che alla fine appunto manca, cioè diventa come un filmetto horror, a mio giudizio, poi ognuno per sé quello che vuole. Dunque, con un ritrovato miracoloso, la gente vorrebbe fermare il tempo, bloccare il processo geologico e tornare all'età d'oro. Vane speranze. Non lo sapremo fino al secondo racconto del ciclo, terzo se si considera anche la prosa poetica del 1922. Ci sono, sì, come anche in Lovecraft, ci sono in Smith dei brani o dei racconti che hanno un tono che è fra quello del poema epico e la prosa pure semplice, no? Vezzi del tempo, oggigiorno credo che nessuno farebbe, cioè oggigiorno direi che la separazione fra poesia e narrativa è pressoché totale. Un tempo poesia e narrativa nei grandi poemi epici, per esempio nei poemi cavallereschi, erano uniti, erano, non dico due cose sole, ma andavano di pari passo, si fondevano in certe opere. Oggigiorno la prosa poetica non. Cioè, sarà che appunto il nostro mondo è completamente prosaico, ma diciamo la poesia è relegata proprio in un angolo, cioè, di poesia. Chi è che parla più di poeti di poesia? Cioè, noi viviamo in un mondo che di poetico non ha assolutamente nulla e sembra anche che ci vada bene così. Allora, la musa di Atlantide fa da prodromo. In questo racconto, e Voyage to Sphanomore, Sphanomore, un viaggio a Sphanomore, no? Scritto con la diesi sull'ultima lettera, no? E sappiamo da Tolkien, ma non solo da lui, che in inglese quando compare la diesi, soprattutto sull'ultima vocale, vocale finale della parola, indica che la vocale va pronunciata possibilmente così come è scritta, no? Infatti, i nomi inventati da Tolkien sono tutti pieni di diesi, di puntini sulle vocali, no? Perché appunto sappiamo, la lingua inglese non pronuncia una vocale che sia
come sia scritta, no? Ecco, le altera tutte. Di conseguenza, quando Tolkien doveva scrivere dei nomi elfici, far capire che venivano pronunciate, soprattutto le vocali venivano pronunciate così come erano scritte, allora lo era costretto a riempire di diesi, no? Nel caso di Smith, si è limitato a questo Sfanomoe, no? Che è per dire che non si pronuncia Sfanomo, ecco, ma Sfanomoe, che poi è il nome con cui i poseidonici chiamavano il pianeta Venere. Una coppia di ricchi scienziati, constatata l'impossibilità di salvare la loro isola, decidono di fuggire. Sì, ma non fuggono in un'altra località della Terra, fuggono persino su Venere, addirittura su Venere. Non potendo rifugiarsi in un altro regno della Terra, forse non ancora esistente nella versione del mito di Smith, no? E già qui mostra la sua debolezza logica, no? Cioè questi Atlantidi che non sono minimamente capaci di prendere una barca, attraversare il Golfo del Messico, arrivare in America e stabilirsi là, no? Cioè, è una cosa così assurda, no? Per far capire le debolezze proprio della narrativa di Smith, che dice delle cose senza cercare di giustificarle dal punto di vista razionale. Per cui non semplicemente per quanto riguarda la magia, lo stravolgimento delle leggi naturali, no, non intendo quello, ma proprio a livello di costruzione logica della storia, lì fa un pochettino acqua, un po' colabrodo, no? Beh, a me mi ha fatto veramente ridere sto racconto, no? Per l'assurdità del comportamento dei protagonisti. Dunque, puntano sul pianeta Venere o Sfanomoe, che avevano a lungo osservato al cannocchiale. Allontanandosi dal nostro mondo, assisteranno agli ultimi spasmi di Poseidonis, dedita a continui baccanali per annegare il terrore. La loro scienza è molto progredita, ma come poi avverrà su Krypton, non fino al punto di scongiurare il peggio, no? Ecco, cioè, questo dimostra sì, come ho detto, no? Sembra scritto da un adolescente. E se uno non ha mai visto né conosciuto Superman perché riteneva che, cioè, sono giornaletti non ha mai visto un film Superman, non sa nulla di Krypton, del pianeta Krypton, cioè il pianeta originario di Superman, altrimenti detto Kal-El, che appunto dovette abbandonare, o meglio, gli fece abbandonare suo padre prima, un attimo prima che esplodesse, no? Per rifugiarsi sulla Terra. Se uno non sa nulla di questa storia, dice, che cazzo sta dicendo questo? Krypton, chi cosa, come, dove, no? Ecco, cioè, queste robe qua, no, cioè, secondo me, un saggista serio non le deve fare. Partire dal presupposto che il lettore sappia già di una storia che non c'entra assolutamente niente con Smith, tra l'altro, perché Superman, co, che cazzo c'entra? Non mi risulta che sia mai stato lo sceneggiatore delle storie di Superman. Oddio, può anche darsi, però qua non viene detto. Quindi, che cavolo c'entra? La civiltà Atlantide è scientifica in senso filosofico più che moderno e non ancora tecnologica in senso maturo, no? Cioè, sì, ci sono questi scienziati, vabbè, ma cioè come degli aristocratici che indagano, cioè come erano scienziati gli antichi greci, no? Gente della classe sociale più elevata che si dedicavano alla scienza, ma non certo per cambiare le cose. Questi due scienziati non pensano minimamente di salvare il proprio popolo dalla catastrofe in qualche modo, pensano solo a scappare prima che la nave affondi, no? E lo fanno anche nel modo più irrazionale possibile. No, non è una civiltà veramente tecnologiche, non esistono. Cioè, sotto questo punto di vista, anche se ci sono alcuni aspetti fantascientifici, come appunto questo viaggio su Venere, uno dei pochi, di fatto i mondi inventati da Smith sono tutti di tipo magico,
pre-industriale, pre-scientifico, avulsi dalla scientificità. Forse era semplicemente quel tipo di persone che non amano il mondo moderno, no? Si rifugiano in visioni del mondo precedenti molto irrazionali e di conseguenza, avendo una razionalità carente, a differenza di Lovecraft, non c'è appunto tutto il pathos, il contrasto fra mentalità moderna razionale e mentalità antica magica. E qui purtroppo devo chiudere, arrivederci.